Quello che state vedendo è uno spezzone tratto da una serie televisiva tedesca messa in onda nel 2017. Utilizzeremo svariati spezzoni di alcuni episodi di questa serie per allenarci ad assimilare la pronuncia in lingua tedesca. La serie è intitolata Dark ed è ambientata a Winden, una cittadina situata nella zona sud della Germania, vicino al confine con la Francia e al fiume Reno. In questa cittadina scompaiono due bambini e la polizia locale si mette alla loro ricerca perlustrando la foresta adiacente dove è in funzione una centrale nucleare. Vi farò guardare alcune parti dei primi episodi, prima in lingua italiana e poi in lingua tedesca. Ogni spezzone in lingua tedesca ve lo farò guardare due volte per permettervi di assimilare meglio la pronuncia. Buona visione, ma soprattutto buon ascolto della pronuncia. Era da tanto che non passavi. Dov'è papà? Dovresti farlo più spesso. Mamma, quando vuoi che venga a trovarti, devi chiamare me, non la centrale, ok? Ho rivisto qualcosa nel bosco. Stavolta in modo chiaro. Una sagoma scura con una testa enorme. Mamma. Tu non mi credi. Ma lì fuori esistono cose che noi umani non possiamo nemmeno comprendere. Guarda qua, l'ho trovato nel bosco. A Mats piaceva così tanto. La storia della scomparsa di questo Eric è come quella di tuo fratello. Si sta ripetendo. Tutto esattamente come 33 anni fa. Warst lange nicht mehr hier. Wo ist Papa? Könntest öfter mal vorbeischauen. Mama, wenn du willst, dass ich vorbeikomme, dann ruf mich doch einfach direkt an und nicht den Notruf, okay? Ich habe wieder was im Wald gesehen. Diesmal ganz deutlich. Eine dunkle Gestalt mit einem riesigen Kopf. Mama. Du glaubst mir nicht. Es gibt Dinge da draußen, die wir mit unserem kleinen Verstand niemals begreifen werden. Und das hier habe ich im Wald gefunden. Wir hatten Mats so geliebt. Die Sache mit diesem verschwundenen Erik, wie bei deinem Bruder damals. Alles wiederholt sich. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Era da tanto che non passavi. Dov'è papà? Dovresti farlo più spesso. Mamma, quando vuoi che venga a trovarti, devi chiamare me, non la centrale, ok? Ho rivisto qualcosa nel bosco. Stavolta in modo chiaro. Una sagoma scura con una testa enorme. Mamma. Tu non mi credi. Ma lì fuori esistono cose che noi umani non possiamo nemmeno comprendere. Guarda qua, l'ho trovato nel bosco. A Mats piaceva così tanto. La storia della scomparsa di questo Eric è come quella di tuo fratello. Si sta ripetendo.
tutto esattamente come 33 anni fa. Warst lange nicht mehr hier. Wo ist Papa? Könntest öfter mal vorbeischauen. Mama, wenn du willst, dass ich vorbeikomme, dann ruf mich doch einfach direkt an und nicht den Notruf, okay? Ich habe wieder was im Wald gesehen. Diesmal ganz deutlich. Eine dunkle Gestalt mit einem riesigen Kopf. Mama. Du glaubst mir nicht. Es gibt Dinge da draußen, die wir mit unserem kleinen Verstand niemals begreifen werden. Und das hier habe ich im Wald gefunden. Wir hatten Mats so geliebt. Die Sache mit diesem verschwundenen Erik. Wie bei deinem Bruder damals. Alles wiederholt sich. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Era da tanto che non passavi. Dov'è papà? Dovresti farlo più spesso. Mamma, quando vuoi che venga a trovarti, devi chiamare me, non la centrale, ok? Ho rivisto qualcosa nel bosco. Stavolta in modo chiaro. Una sagoma scura con una testa enorme. Mamma. Tu non mi credi. Ma lì fuori esistono cose che noi umani non possiamo nemmeno comprendere. Guarda qua, l'ho trovato nel bosco. A Mats piaceva così tanto. La storia della scomparsa di questo Erik è come quella di tuo fratello. Si sta ripetendo. Tutto esattamente come 33 anni fa. Du warst lange nicht mehr hier. Wo ist Papa? Könntest öfter mal vorbeischauen. Mama, wenn du willst, dass ich vorbeikomme, dann ruf mich doch einfach direkt an und nicht den Notruf, okay? Ich habe wieder was im Wald gesehen. Diesmal ganz deutlich. Eine dunkle Gestalt mit einem riesigen Kopf. Mama. Du glaubst mir nicht. Es gibt Dinge da draußen, die wir mit unserem kleinen Verstand niemals begreifen werden. Und das hier habe ich im Wald gefunden. Wir hatten Mats so geliebt. Die Sache mit diesem verschwundenen Erik. Wie bei deinem Bruder damals. Alles wiederholt sich. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren.